Ti piacerebbe continuare a crescere sempre di più mantenendo un andamento lineare verso l'alto? Mi dispiace, ma sarà molto difficile. Soprattutto se uno lavora al limite, sarà molto normale avere delle ricadute. L'importante è misurare e rendersi conto di non andare troppo in alto per non avere una ricaduta troppo forte. Nel momento in cui uno si avvicina ai propri limiti, incomincia a lavorare su delle emozioni profonde. Le emozioni profonde fanno fede anche a una memoria corporea, che portano a dei traumi, alla paura. Quello che è importante non è definire e comprendere la paura, l'importante è comprendere come uscire da questi meccanismi e far comprendere al corpo che determinate cose non gli possono fare male. Per questo che è importante la modalità nel quale noi operiamo e pratichiamo il miglioramento. Perché se no il corpo si ricontrae e si riblocca. Quindi ti leva motilità, ti leva sì, agilità. Oggi è la mia 13ª giornata della sfida della spaccata. Cerco di condividere con te proprio questo momento che vedrai, dove io sono tornato indietro. Dove però l'importante è comprendere che il mio ritorno indietro è comunque superiore della partenza. Quindi, nel mio andamento, la curva discendente, bisogna stare attenti che non torni sotto la partenza. Quindi se io parto da questo punto qui, io anche se salgo, la mia discesa non dovrà essere inferiore a questo. Questo perché, uno, dal punto di vista psicologico è una tragedia, perché comunque vuol dire non solo ricominciare da capo, ma aumentare la paura, tra virgolette, di rifallire o di ricreare un altro blocco del genere. Due, siamo andati troppo forte. E quindi abbiamo spinto eccessivamente e abbiamo perso la fiducia, del nostro corpo che è rientrato in protezione in maniera forte. Quindi vuol dire che noi in questo caso non accelereremo veramente di fatto il nostro miglioramento, ma in realtà lo bloccheremo, lo rallenteremo sempre di più. È per questo che conviene, andare lenti e con cura. Perché se no si tende poi a tornare indietro, ma di tanto, e perdere veramente tanto tempo. Quindi non conviene. Conviene andare lento, preciso, in miglioramento costante, piuttosto che fare dei balzi che portano poi a dei picchi. E anche io ho dei blocchi veramente pesanti, perché comunque non solo io ho arrampicato e mi sono allenato tantissimo e anche malissimo dei primi anni con le operazioni. Insomma, riuscire ogni volta dalle operazioni, comunque sì, è vero che sono riuscito, però ovviamente sempre un pezzettino ti lascia dentro, è difficile poi rimanere puliti. Quello che sto cercando di fare ora è proprio quello, riuscire a riprendere quella elasticità con la nuova mentalità. Però è vero che il mio corpo mi conosce per i danni anche che ho fatto. Quindi una cosa importante è che non solo uno deve imparare a vedere gli errori e a risolvere gli errori o gli sbagli, ma a riuscire anche a comprendere le fasi dell'andamento della condizione fisica. Riuscire a comprendere delle necessità, le proprie necessità e rispettarle. Banalmente è questo. E insieme al tuo corpo riuscire a fare grandi cose così. L'importante è prendersi in considerazione al di sopra della riprova sociale, di quello che possano pensare gli altri, di quello che tu pensi sia giusto per te. Te lo dice il tuo corpo quello che è giusto per te.
Oh, com'è? Smeraldo.